Ed eccoci qua, siamo tornati negli studi di Udinese TV per un nuovo appuntamento di Music Social Machine. Puntata speciale, quindi come vi dico sempre, mettetevi comodi comodi, buttate il telecomando e gustatevi questa puntatona. Sigla! Sono sempre più felice di ascoltare, di condividere musica insieme a voi e oggi lo faremo sempre con lui perché lui è collegato nei suoi studi di Asolo, il nostro amico di classe 1, un tale scout di tanta musica e tanta bella gente, il nostro amico Paolo. Ciao Paolo, come stai? Ciao Poma, benissimo, grazie, grazie ancora dell'invito, del nuovo invito, sono qua molto volentieri. Beh, ti sei divertito la scorsa volta? Mi sono divertito moltissimo, mi sono guardato, mi hanno scritto in tanti, quindi la cosa funziona, infatti siamo qua ancora assieme. Beh, ricordiamo che Udinese TV arriva veramente in tutto il mondo grazie anche allo streaming www.udinesetv.it, quindi connettetevi e condividete questa informazione perché tra poco parleremo di musica grazie a Music Social Machine, questa vetrina musicale gratuita che mette a disposizione a tutti i musicisti, cantanti, cantautori, rapper, DJ, producer, band, gruppi, la possibilità di esprimersi alla loro maniera, di farsi conoscere. E lo faremo oggi insieme a Paolo, dopo ci sarà uno special guest. Intanto ne approfitto per salutare anche Umberto Labozzetta che in questo momento ci sta guardando, ma sta girando l'Italia, lo sapevi o no, caro Paolo, che sta girando l'Italia alla scoperta di nuovi talenti? Ma diciamo che io l'ho sempre sentito, che una volta è a Milano, una volta a Roma, una volta a Pordenone, cioè non è mai tranquillo, non è mai fermo, quindi poi è il suo lavoro, di conseguenza deve andare a scovare, a trovare lui le opportunità, e chi meglio di lui può farlo? Senti caro Paolo, oggi andremo a sentire sei grandi cantanti, sei grandi musicisti, sei grandi artisti, sei grandi sognatori che ci proporranno la loro musica e si presenteranno come l'ultima volta e dopo tu mi dirai la tua su di loro, anche perché tu hai le competenze. Io naturalmente vado sempre di istinto e vado di cuore, però voglio ricordare a tutti che la musica va sempre condivisa e poi ascoltiamo bene i messaggi, perché la musica ci può dare dei messaggi veramente infiniti. E allora, caro Paolo, iniziamo subito nell'ascoltare un amico che ci manda il video da Maiano. Ascoltiamolo insieme. Ciao, sono Nick Eyes, cantautore classe 95, vengo da Maiano, un piccolo paese in provincia di Udine, e voglio presentarvi Come sono, un brano che ho scritto un anno fa. E se ti stai chiedendo perché questo brano, per il semplice motivo che spero che tutti i cambiamenti che ci sono stati in me e alla vita di tutti non incidano sul fatto della speranza che ho sempre avuto in questa cosa che è la musica e della voglia di riuscire a migliorare e far star bene chi è attorno. Tutto qua. Io non aspetto, sono in ritardo, da una vita all'ultima.
sentiamo. Caro Paolo, siamo partiti subito con il botto, con questo bel giovane, grande musicista, grande artista, Nick Kays. Cosa pensi di questo ragazzo? Allora, siamo partiti col botto, devo dire. Complimenti a Nick Kays, questa canzone Come Sono mi ha ricordato un po' anche nel look, un pochino il Nigiotti della situazione, quindi un consiglio che gli do, magari non farsi il codino simile a Nigiotti, ma penso che essendo un video di un paio d'anni fa la cosa sia già risolta. Il riff, capisci o no, è quello forte, è quello che ti ricordi proprio della canzone, quasi quasi l'avrei usato come titolo del brano, invece che Come Sono, ma questo ovviamente è tutto soggettivo il giudizio. La produzione di ottimo livello, un'interpretazione graffiante come sa fare lui, perché si sente che è uno di mestiere ed è anche molto convincente. Bel personaggio e non ho altro da aggiungere, devo dire che è positivo il giudizio, molto positivo. Nick Kays, quindi oltre al Poma anche Paolo ti invidia i capelli, io lo sapevo. Comunque siamo partiti subito con il botto e sono veramente felice di questo, e tra poco andremo a sentire un bel duo. Loro sono di Trieste e fanno della musica veramente colorata, ma che dico colorata? Coloratissima! Ascoltiamoli insieme! Ciao Poma, noi siamo gli Indaco. Vogliamo farvi ascoltare la nostra nuova canzone, grazie per questa bella possibilità. Viva Music Social Machine! Se avessi saputo che era l'ultimo abbraccio, ti avrei stretto più forte, che era l'ultimo bacio, sarei andato ben oltre, che era l'ultimo giro, avrei potuto rifarlo, che era l'ultimo pride, sarei stato sul carro, che era l'ultima critica, avrei fatto la stronza, che era l'ultimo drink, avrei preso una sbronza, che era l'ultimo viaggio, non sarei più tornata, che era l'ultima camicia, me la sarei sbottonata. Voglio ossigeno però, dentro casa non ce l'ho, ho soltanto il verbo ma, forse mi basta quello. E ossigeno i capelli miei, sembro Lady Gaga dopo Poker Face. E scegliere un colore sarà facile, per poi rovesciarsi in strada come tempere. Sarei andato a vederlo, che era l'ultimo brano, sarei stato a sentirlo, che era l'ultima festa, avrei ballato da idiota, che era l'ultimo concerto, avrei fatto il bis, che era l'ultima corsa, sarei andato lontano, che era l'ultima lezione, avrei alzato la mano, che era l'ultima notte, avrei aspettato mattina, che era l'ultimo gioco, sarei ancora bambina. E poi mi guardo 13 per storie più difficili, adesso è l'ora del TG, forse mi basta quello. E allora guardo SpongeBob per sentirmi un poco più leggero come il pop. Supereroe con una maschera, io proteggerò il mio mondo con la musica. Mi è piaciuto, questo brano mi entra sempre dentro ed è veramente colorato come avevamo annunciato.
Bravi, bravi, bravi da parte del Poma. Quindi, Indago, vi faccio sempre i miei più sinceri complimenti e complimenti per aver scelto una delle piazze più belle d'Italia per fare questo video e fare tanta bella musica che avete condiviso. Paolo, cosa possiamo dire di questo duo? Ma infatti mi associo ai complimenti che hai fatto tu, Poma, perché il video riempendo la piazza Unità d'Italia, anche simbolicamente, hanno dato un messaggio molto ma molto importante. Sulla canzone ti devo dire che lo slogan "parliamo a tinte unite" vince su tutto. Io sono molto da slogan, a me piacciono quelle cose che poi ti fanno ricordare una canzone, no? Quando tu una volta andavi dal DJ e gli dicevi "mi metti quella canzone che fa" e dovevi avere qualcosa di riferimento per farti capire. E questa canzone ce l'ha, perché "parliamo a tinte unite" mi piace molto. Il testo è molto ben fatto e quindi faccio i complimenti all'autore o l'autrice, non so chi dei due ha scritto o se sono loro o qualcun altro. Messaggio chiaro ma non troppo esplicito, questa è la cosa fondamentale, perché si può toccare una tematica così importante anche senza andare sul banale, e loro lo hanno fatto. Quindi melodicamente lo trovo anche abbastanza forte, più la strofa e il ponte che scusa, in più il ritornello e il bridge piuttosto che la strofa. Quindi la parte più debole del brano secondo me è la strofa, però nell'insieme, ragazzi, tanta roba. Dai, complimenti a Indago, veramente tanti complimenti, anche perché si toccava una tematica importantissima. Ma i messaggi nella musica quanto importanti sono e come si devono utilizzare? Ma allora, la musica è una delle, secondo me, dei veicoli più importanti per trasmettere dei messaggi. Proprio citando appunto di nuovo la canzone "Tinte Unite" degli Indaco, c'è modo e modo di dare dei messaggi, si può dire e non dire, però far capire lo stesso. E la musica è la cornice, diciamo, del messaggio, in questo caso arriva. Quindi è uno degli strumenti, secondo me, che io utilizzerei, anche se non sono, voglio dire, un cantante o un musicista, però se dovessi dare un messaggio al pubblico lo darei in musica. Quindi secondo me è una delle vie più importanti e più seguite un po' da tutti i musicisti, quelli che hanno qualcosa da dire. I fantastici cantautori italiani comunicavano in musica e comunicavano benissimo. Caro Paolo, adesso andiamo avanti subito con questa puntata speciale di Music Social Machine, presentando i prossimi protagonisti, ricordando che il prossimo protagonista potresti essere anche tu. L'importante è scriverci una mail col vostro video di presentazione, il vostro video della performance a musicsocialmachine@gmail.com. Mi raccomando, fatelo, perché condivideremo la vostra musica. E allora, cara regia, è il momento di sentire il prossimo video. Vediamo chi ce lo manda. Ciao amici di Music Social Machine, io sono Tina Zè e sono una cantante e una cantautrice di Trieste. È appena uscito il mio nuovo singolo "It's a Fine Day" con DJ Lorenz, una produzione di Supersonic Studio. Abbiamo fatto anche il video, per cui godetevi il video e la canzone. Spero vi piaccia. Ciao, ciao Poma! Da 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 da
a Fine Day, mi ha riportato un pochettino nel passato, una canzone veramente pazzesca rivisitata da DJ Lawrence e Tina Zè. Cosa pensi di questo super disco? Lo chiamerei super bomba di disco. Ma allora sì, devo dire che Lawrence, DJ Lawrence ha fatto un ottimo lavoro di arrangiamento su questo brano e Tina Zè, se si dice così, poi sulla pronuncia sapete meglio di me, l'ha interpretato bene, scolasticamente ma bene, pulito, bel timbro vocale, niente da dire. Mi resta un pochino il colpo in canna, se devo essere sincero, quando l'ascolto, perché avrei usato forse un po' di più, però queste cose poi vengono un po' con il mestiere e secondo me loro sono sulla buona strada per fare ancora meglio, ancora meglio. Senti, caro Paolo, quando parli di osare, cosa intendi? Come dovrebbero osare questi ragazzi? Allora, quando si toccano delle canzoni conosciute, famose e si fanno le reinterpretazioni, sia a livello vocale che a livello di arrangiamento, bisogna secondo me mettere quel po' di pepe in più. Lei è stata, come dicevo, molto lineare, pulita, l'ha interpretata molto scolasticamente, diciamo, quindi avrei voluto forse che ci mettesse un po' più del suo, ecco, non troppo, ma un pochino più del suo. Comunque, cari Tina Zè, caro DJ Lawrence, mi raccomando, salutatemi tutta Cervignano e salutami anche Franz Contadini, Lawrence, mi raccomando. E come in ogni puntata c'è sempre lo special guest che accompagna Music Social Machine. Ed ora è il momento di ascoltarlo insieme perché ci darà delle bellissime informazioni, sempre solo sulla musica. Ciao Poma, innanzitutto grazie per la tua ospitalità su Music Social Machine. Io sono Alessio e sono qui oggi per parlarti del Big Sunset Music Contest 2021. Un evento musicale per giovani musicisti che si terrà a Jesolo, in Piazza Aurora, il 22 luglio, la semifinale, ed il 2 agosto, la finale. Innanzitutto, che cos'è il BIC? BIC è l'acronimo di Beach Young Center ed è uno spazio che il comune di Jesolo ha messo a disposizione dei ragazzi dai 14 ai 29 anni del territorio, non solo ovviamente quello jesolano, ma anche dei comuni limitrofi. Al suo interno abbiamo laboratori per il making grafico, per il making video, workshop, iniziative culturali e ricreative e molto altro ancora, per favorire l'aggregazione e la creatività dei ragazzi. Torniamo però al Big Sunset Music Contest. Voglio ricordare a tutti gli aspiranti partecipanti di tenere d'occhio la nostra pagina Facebook, BIC Jesolo Giovani, ed il sito del comune di Jesolo, www.comune.jesolo.ve.it, perché a breve saranno pubblicate tutte le info per iscriversi al contest. Ricordo anche che il premio finale per il vincitore sarà un video professionale che accompagnerà il brano vincitore e la relativa promozione dello stesso brano. Grazie ancora Poma e ovviamente noi dell'organizzazione, noi del BIC, ti aspettiamo in Piazza Aurora a Jesolo il 22 luglio ed il 2 agosto per le due serate del BIC Sunset Music Contest. A presto! Cara Alessio, ti ringraziamo per il tuo messaggio. Adesso voglio sentire da Paolo cosa pensi di questo super festival che ci avvicina e naturalmente avvicina i giovani a condividere la loro musica in piazza. Ma guarda, non vorrei ripetermi perché quando parlo di nuovi contest, anzi non nuovi perché poi non, in realtà non è un nuovo contest ma è tanti anni che viene fatto questo BIC, però lo fanno sempre a livello professionale, quindi voglio fare i complimenti a tutti gli organizzatori, ad Alessio, a Umberto Labozzetta quest'anno che si sta prodigando a cercare in qualche modo di alzarlo di livello. Ci metteremo qualcosa anche del nostro come Radio Bella e Monella perché siamo media partner e saremo presenti anche sulla conduzione sia il 22 di luglio per la semifinale sia il 2 agosto per la finalissima e quindi è sempre un momento di gioia, un momento di, specialmente adesso, di ripartenza con il pubblico, con questi cantanti che magari sono anche cresciuti rispetto a due anni fa, perché con tutto il tempo a disposizione magari si sono presi del tempo per studiare, per allenarsi, quindi sono veramente curioso di sentire il livello di quest'anno del BIC e consiglio a tutti di farlo e di venire
possibilmente numerosi, insomma. E caro Paolo, quest'anno al Bicca Jesolo ci sarò anche io, quindi sono veramente felicissimo ed emozionato, sarò insieme agli amici di Udinese TV, aspettando magari di fare un bel contest proprio nella casa dell'Udinese, alla Dacia Arena. Come vedresti un bel contest nel cuore della Dacia Arena? Ma guarda, musica e sport sono sempre andati di pari passo e si sono sempre abbracciati volentieri, quindi secondo me una location del genere sarebbe per noi un onore, ovviamente, farne parte con un contest. Adesso, al di là di chi lo organizzerà, però entrare nella Dacia Arena, io entro come spettatore, a volte come ha detto i lavori, per vedere le partite, e devo dire che è un'emozione incredibile, quindi una giusta cornice per un alto livello di contest, come speriamo riusciremo a portare a questo Dacia Arena. E sono sicuro, Paolo, che questo non rimarrà un sogno, anche perché tutti i sogni devono essere sempre esauditi, tempo al tempo, quindi continuate a seguirci. E adesso, caro Paolo, andiamo avanti con il prossimo protagonista di questa puntata speciale di Music Social Machine. Ci manda il video direttamente da Fagagna. Ciao Poma, sono Gabriele Zaro e vengo da Fagagna. E la mia musica ormai gira su centinaia di migliaia di radio in giro per il mondo e anche su linee aeree. E sia musica strumentale che canzoni in lingua inglese o in lingua italiana. E oggi presento una nuova canzone contemporary R&B scritta con Francesco Siliotto e Isaac Bessi. La canzone si chiama Back Parachute, che ora vi presento. Buon ascolto. Paolo, io mi permetto di fare sempre i complimenti al maestro Gabriele Saro, e questo Back Parachute a me sinceramente piace. Cosa mi dici?
Ma guarda, io Gabriele Saro lo sto conoscendo grazie ai tuoi collegamenti, perché anche l'altra volta mi sono trovato a giudicare un paio di produzioni sue. Devo dire che mi piace come lavora, mi piace come sperimenta, cerca sempre delle soluzioni nuove, diverse, particolari. E anche i featuring che fa o le collaborazioni che fa sono di altissimo livello, anche i vocal di Madrelingua con i cori fantastici. Devo dire, nell'insieme, un lavoro molto ben fatto. Adesso vado a criticarlo, perché ovviamente ho detto le cose positive, ma dico anche quelle che secondo me sono da migliorare, e la logica d'approccio in queste produzioni secondo me dovrebbe essere un pochino più incisiva e filtrare le produzioni più ragionando da singolo che da brano riempitivo di playlist o quant'altro, perché è un bellissimo brano che sento bene nei negozi quando c'hai la playlist di Soundriff che gira, però come singolo in radio secondo me gli manca ancora qualcosa. Quindi le capacità le ha tutte Gabriele, i featuring, le connessioni non mancano. Perdere un paio di giorni in più, trovare il riff giusto per andare anche a tentare la classifica radiofonica, secondo me se lo può permettere. Caro Paolo, si parlava di collaborazioni, è importantissimo per un musicista la collaborazione con un team, ma per diventare qualcuno nella musica, cosa tocca fare e cosa non tocca fare? Ma allora guarda, fare musica è come andare in palestra per un atleta, no? Cioè cercare di sviluppare le tue doti e poi vedere cosa sei capace di fare. Più palestra fai e più riesci a capire cosa sei capace di fare. Vuol dire sperimentare con dei featuring, con dei cantanti, con tante produzioni ti aiuta a capire quale potrebbe essere il tuo percorso, e poi magari ti aiuta anche a fare delle collaborazioni importanti. Ci tengo a dire, Poma, permettimi, perché ho visto negli anni tante persone che si sono affidate a personaggi magari sbagliati, un po' borderline, diciamo, di questo mondo artistico, stare molto attenti a chi si dà fiducia e soldi. Quindi bisogna stare molto, molto attenti da questo punto di vista, perché purtroppo la musica non è che investi uno e ricevi due subito, magari investi 10 e ne ricevi uno dopo 10 anni e a un certo momento ti esplode la carriera, come è successo per esempio per certi artisti che anche in venerata età sono poi riusciti ad affermarsi, chi a Sanremo, chi da altre parti. Quindi il consiglio che do a tutti: state un po' attenti, fatevi le vostre esperienze, ma non vendetevi al primo che passa, ecco. Caro Paolo, bel messaggio, e mi raccomando, voi sognatori, voi che sognate di vivere di musica, fate attenzione, però continuate a sognare, perché i sogni vanno realizzati. Parola del Poma. Caro Paolo, hai mai sentito parlare di Clubhouse, questo social che ti permette di comunicare in maniera direttissima come una grande radio? Sì, ne ho sentito parlare, l'ho visto anche all'Opera, perché avendo avuto modo di frequentare un amico comune, e ritorniamo a parlare di Umberto Lavozzetta, lui è uno dei precursori, diciamo, di questa piattaforma, e la trovo veramente interessante e intelligente, perché dà modo a tutti di confrontarsi allo stesso livello e ascoltando chi ne sa qualcosa in più di te. Quindi questa è la cosa sicuramente che ho apprezzato da questo Clubhouse. Poi magari, sai, chi ha tempo da dedicare ci dedica X ore, e chi ha meno tempo magari sta là ad ascoltare o si riguarda magari le puntate, insomma. Però la trovo veramente una cosa molto molto interessante. E allora, caro Paolo, ti faccio una sorpresa, perché il prossimo video ce lo manda proprio lui, il vincitore del contest Musica Italiana Clubhouse, Gio Romano. Ascoltiamolo insieme. Ciao Poma, ciao Music Social Machine, sono Gio Romano, il vincitore del contest e dello scouting di Musica Italiana Clubhouse. Cos'è Musica Italiana Clubhouse? È una stanza di Clubhouse formata da tanti professionisti del mondo della musica, tra cui Francesco Altobelli, Umberto Lavozzetta, Marco Canigiula, Marco Salom, Pierpaolo D'Emilio, Alessio Miraglia e Fabio Falcone. Cosa mi ha portato a fare questa stanza? Ad incidere un brano con Saturnino e Riccardo Nori, con la produzione di Marco Canigiula, Cantieri Sonori e Sergio Dentella. So che vi è piaciuto tantissimo ed ecco perché oggi vi presento la versione acustica del mio brano Mona Lisa. Ciao ragazzi! Non sopporto gli stereotypes, troppo fumo, poco ariosto nella loro poesia. Ma noi siamo le vittime del wifi, connessi non facciamo rete come Paccio col Brasile. C'è che mi adeguo e mi sento morire.
come l'Orlando con spalsi tumore, con gli spalsi tumore. Ti maledirò, je te deteste, sei la mia Mona Lisa. Non sopporto chi vive online, troppo nudo, poco chiostro nella fotografia. Ma noi siamo la genesi dell'Ofai. Complessi non facciamo like come sculture in carta pesta. C'è chi mi adegua ed il tempo tradisce, come l'Orlando di spada ferisce. Ti maledirò. Je te deteste, sei la mia Mona Lisa. Ti perdonerò, je serai chanté, sei la mia Mona Lisa. Grande performance, grande Gio Romano, mi sei piaciuto e sono sicuro che sei piaciuto anche a tutti gli amici di Music Social Machine. Adesso però voglio sentire cosa dice Paolo su di te, su questa performance. Ma guarda, mi accodo ai tuoi complimenti, perché Gio Romano l'ho già sentito, delle cose sue e devo dire che mi ha colpito molto. È un ragazzo che ha un talento incredibile. E fa anche delle buone produzioni, vabbè, a parte questa canzone Mona Lisa che è stata poi arrangiata, mi sembra, da Saturnino con Canigula e altri personaggi legati un po' a quel contest, però devo dire che da solo le cose che ho sentito, anche i provini che ho sentito, mi piacciono molto. In particolare questo Mona Lisa, quasi preferisco la versione acustica che avete mandato adesso, perché la trovo più vera, più diretta, rispetto ovviamente alla produzione in studio, che ha delle altre caratteristiche. Però quando c'è una canzone, anche chitarra e voce esce e ti emoziona, ed è proprio questo il caso di Gio Romano con Mona Lisa. Comunque, senza fare classifiche, fino a questo momento è il mio preferito. Cari amici di Udinese TV, è il momento di sentire il sesto artista di questa puntata speciale di Music Social Machine. Nasce a Siracusa 29 anni fa, vive a Udine, Nicoletta Taricani. Vediamo cosa ci fa ascoltare e con chi. Ciao Poma, sono Nicoletta Taricani, 29 anni da Udine, musicista. Grazie per questa collaborazione. Per Music Social Machine vorrei condividere una mia rivisitazione di Imagine di John Lennon insieme alla voce di Giacomo Licheri. Un abbraccio. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. Imagine all the people, all living for today. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us, and the world will be as one. Un video veramente originale, complimenti Nicoletta, complimenti anche a Giacomo Licheri. Adesso voglio sentire cosa dice il nostro Paolo, visto che John Lennon non può dire nulla su questo brano. Beh, allora parlo io, visto che la cosa che posso dire, guarda, Nicoletta
non si stenta a capire che è molto brava e sa cantare molto bene. Però devo dire che questa canzone, a parte che Imagine, siamo cresciuti tutti con Imagine, John Lennon, non l'ho quasi riconosciuta, cioè è una versione teatrale di Imagine di John Lennon. Tra l'altro in un contest del genere, o comunque in un contenitore del genere, viene fuori sicuramente la professionalità e la bravura, anche nel video che anche a me è piaciuto, con tutte queste facce che cantavano. Però se devi farla poi dal vivo in due persone, non so, cioè ce ne vorrebbero 10 almeno per fare queste voci, questi vocalizzi, questi controcanti, questi cori. Comunque, detto questo, che sembra una critica ma in realtà non lo è, perché dichiara solo la bravura degli esecutori, diciamo che in questo contesto magari avrei fatto qualcosa di un po' più semplice, ecco, tutto lì. Tanta tecnica, forse un po' ostentata, ma per il resto tanto di cappello per la professionalità che ci hanno messo, insomma. Senti, John Lennon avrebbe apprezzato o no questa versione di Magic? John Lennon, secondo me, non, devo dire la verità, no, non tu, penso. Non tu penso, devi, cioè, sempre dire la verità. È funzionale per quello che magari loro volevano dimostrare, ma io che la conosco da bambino, questa canzone, quasi non l'ho riconosciuta, figurati l'autore cosa potrebbe dire, voglio dire. Però, cioè, è un passo voluto probabilmente di Nicoletta, e hanno fatto questa performance, che io la vedo come performance molto, molto tecnica e molto, molto teatrale, ecco. Cara Nicoletta, caro Giacomo, mi raccomando, aspetto il prossimo vostro video, perché Music Social Machine vi dà sempre questa possibilità. Quindi continuate a mandarci i vostri video a musicsocialmachine@gmail.com, lo dico veramente a tutti, a tutti gli amanti della musica. Caro Paolo, adesso volevo farti l'ultima domanda e dopo dobbiamo salutarci per questa puntata speciale, ma ritorneremo sempre qua, sempre su Udinese TV, solito appuntamento, sempre con la musica. Volevo sapere da te: a che età si può capire se si può fare il salto per diventare veramente un grande musicista? È una domanda che fanno spesso in tanti, specialmente i genitori, no? Genitori che investono sul talento dei figli, e magari i figli prima avevano 16 anni, poi ne hanno 17, 18, poi crescono 20, 22, che dobbiamo fare? Dobbiamo mollare? No, io dico di no, perché poi gli esempi sono lampanti, no? Il Gabbani che vince Sanremo giovani e poi Sanremo big, in 2 anni aveva 38 anni. Guarda, guardavo la classifica prima di Erwan, il disco più passato in radio in Italia, la canzone di Samuel dei Subsonica, voglio dire, e ha 38 anni anche lui, con la Michelin, per carità, ci sono delle contaminazioni e tutto, però, cioè, la musica non ha età, è quello, bisogna dirlo, però non è che puoi cominciare a 40 anni a cantare pensando di far successo, devi aver fatto un percorso musicale che ti ha portato a 40 anni o a 30 anni o a 25 ad essere formato e pronto per esplodere. L'esempio di Nigiotti di prima, che l'ho paragonato appunto a Nick Hayes, anche questo è un altro esempio, ha fatto Amici dopo tante esperienze ed è partito che aveva oltre i 30 anni, adesso non ricordo esattamente l'età. Quindi secondo me non c'è un'età precisa, c'è solo tanta voglia di perseguire il successo e amare la musica e farlo con amore, insomma, senza voler niente in cambio, poi le cose arrivano secondo me. Caro Paolo, io ti ringrazio per questo tuo contributo, salutami tutta Asolo e spero presto di vederti nei nostri studi di Udinese TV insieme all'amico Umberto Labozzetta. Naturalmente l'appuntamento è per la prossima settimana, continuate a seguirci, continuate a seguire tutte le pagine social di Udinese TV e di Music Social Machine, lasciate il vostro commento, lasciate il vostro tag e la vostra condivisione all'artista preferito e... concludiamo dicendo che la musica, come ha detto Paolo prima, non ha età. Quindi passa la musica, passa Music Social Machine. Ciao a tutti!